nuovi promossi e bocciati di novembre. Partiamo subito con il bocciato. Che brutto però partire con le brutte notizie, però va bene, ecco, dice, togliamo di mezzo, poi sono tutte robe belle. Allora, il bocciato di questo mese è questo qua, che è della linea di Sephora, l'Exfoliating Gum Wash. C'è scritto in italiano da qualche parte? No. Quindi questo sfoliante sotto forma di gomma ha effettivamente una consistenza gommosa, ma proprio... Cioè, come faccio a farvela vedere? Cioè, vedete che è proprio una gomma, ha effettivamente la consistenza gommosa. Ora che ho fatto questa cosa furba e non ho le salviettine. Comunque... E la consistenza può anche essere simpatica, giocosa e va bene. Ciò che non va bene è che nasce come un wash esfoliante. Il problema è che ha troppi pochi chicchi. Cioè, i chicchi esfolianti sono troppo pochi, troppo piccoli e non sono ben distribuiti all'interno della gomma lavante. Quindi non scrabba niente, non fa niente. Cioè, fatevi lo scrub. Zucchero e miele, fate prima, risparmiate. E mi dispiace perché questo è un regalo, però, cioè, la profumazione è buonissima, devo dire. Però, no, non fa il suo lavoro, quindi onestamente non posso proprio promuoverlo. Scoperta del mese, vi ho fatto tanto di video, quindi non ve ne starò a parlare più di tanto. L'All Nighter Foundation della Urban Decay è diventato il fondotinta della mia vita. Io lo adoro. Ovviamente è un fondotinta full coverage, non è un fondotinta da utilizzare tutti i giorni. Io non lo utilizzo tutti i giorni. Lo utilizzo la sera, se so che è un'occasione speciale, ma speciale non deve essere per forza il matrimonio, cioè, se devo andare magari una serata, che ne so, a fare un aperitivo, se sto a cena fuori, se lavoro la sera, mi piace insomma tantissimo. Vi lascio anche qua la review giù nell'info box, perché veramente mi vedete gasata durante la review di questo fondotinta, perché mi è piaciuto da morire. Altro promosso, questa matita della Sephora, ecco, vedi, Sephora, c'hai un bocciato un promosso, vedi? E questa è la Retractable Brow Pencil Waterproof nel colore 01 Honey Blonde. E quindi è una matita per sopracciglia, senza troppi giri di parole. Da un lato devo dire c'ha questo pettinino assolutamente inutile, cioè inutile anche perché è in plastica dura, cioè questo coso fa male. Voi quando vi andate a pettinare o provare a pettinare le sopracciglia con questo coso vi fa male, quindi non utilizzatelo, utilizzate uno spoolie normale e fate prima e non vi fate male. La cosa che mi piace è la piccolezza, la sottigliezza di questa mina, è veramente veramente minuscola. Ora, devo dire, pensandoci bene, perché tutte queste matite per le sopracciglia costano un botto. Cioè, adesso questa qua costa 10 euro, però non è questa, che ne so, anche quella di Nabla, no? 12 euro, cioè, ma se pensate alla quantità di prodotto che c'è dentro, dite, no, vabbè, cioè, ma utilizzerò un'altra cosa, forse è meglio che torno alle polveri. Però, devo dire che, se non stiamo a guardare il prezzo, la qualità della matita, della mina, del packaging, tranne sempre il cosino qua inutile, mi è piaciuta molto. Poi da dove andiamo? Andiamo da loro. E ve ne parlo adesso, sì, ve ne parlo adesso, ma non è un'uscita di adesso. Vi parlo dei blush di Nabla, che all'inizio era... A me non mi sono entrati nel cuore, non hanno fatto subito breccia nel mio cuore. Vi parlo di Impulse e Beloved. Devo dire che tra i due il mio preferito è Beloved e non me l'aspettavo, però siccome questo rosa pescato, questa punta di pesca, secondo me dona al viso un tocco proprio di salute, cioè sembrate subito più... Ah, che sveglia che sei stamattina! E in realtà no, è il blush. Noi siamo rincoglionite, ma è il blush. È tutto merito del blush. All'inizio non mi piacevano perché non mi convincevano. Questa formula così pressata non mi sconfinferava. Invece poi, lavorandoci, capendoli,
Mi sono entrate nel cuore, mi sono entrate nel cuore, tant'è che oramai fanno parte della mia palette della vita, che vi faccio vedere composta. Questa qua delle robe del viso, quindi ci sono Impulse Beloved, Hoola di Benefit, Prism di MAC, non mi ricordo mai come si chiama questo qua, Shell di MAC, e questo qua che in realtà non è un illuminante, è un ombretto della Bed Head della TG, ma come illuminante fa veramente paura, è meraviglioso. E quindi sì, sono entrati a far parte dei miei blush preferiti. Sono entrati finalmente nel mio cuore, ecco. Poi, come kit natalizi, ne sono usciti veramente tantissimi, dopo ne vedrete un altro. Però intanto vi parlo di questo della Marc Jacobs, che è sciccosissimo. Viene con lo specchietto, con la pouch, ora ve lo metto di lato perché sennò vi alluccio. E praticamente lo specchietto è sto pezzetto qua, duro, cioè è duro, vedete? E praticamente voi vi specchiate. Questo è uno specchietto con la sua parte anche qua, cioè il pezzettino di pelo, questa cosa è chic, molto molto chic. Insieme allo specchietto viene anche una mini size del loro New Nudes Sheer Gel Lipstick nel colore 110 Role Play, che già solo il packaging è... Ma sei troppo tenero, ma sei troppo carino. Il colore, devo dire, è veramente, veramente bello. È un colore nude, per l'appunto, non è niente di trascendentale, ma quel colore ogni giorno che va bene sempre. Quando non sai che rossetto metterti, ti metti questo e va bene uguale. E va bene con uno smokey, va bene soltanto col mascara. Mi piace molto. Non ha una tenuta altissima perché non è un matte, perché per l'appunto è uno sheer, però devo dire... È veramente veramente carino. E poi invece la cosa che più mi ha entusiasmato è stata la matita, perché ho trovato come dove è scritto highliner, è scritto high, cioè H-I-G-H, non I-E-Y-E. Highliner crayon nel colore banane fritte. Anche qua non si sa il colore, comunque è la matita nera. Devo dire che è veramente bene, veramente bene. What? È veramente bella perché è super nera e poi però appunto questa consistenza quasi in gel, è super scorrevole, scrive bene sia all'interno che all'esterno dell'occhio e dura veramente parecchio. Quindi non so mai se comprerò la full size, potrei anche pensarci perché è veramente veramente bella sta matita, ci è piaciuta. Poi cosa porto sulle labbra? È questa tinta della Wycon, in questa colorazione qua, abbastanza improbabile per me. È questo colore mattone puro, ma vi spiego da cosa è nato. Vi spiego da cosa è nato. Visto il mio acquisto, ho preso questa borsa da Carpisa, da questa davanti, questo bauletto che mi è piaciuto un sacco perché ho detto voglio una borsa super autunnale, invernale, rosso mattone. Quindi quando l'ho visto ho detto bene, questa sarà mia e mia è. Ho detto ma non sarebbe bellissimo trovarci un rossetto perfettamente abbinato? E quindi mi sono messa alla ricerca del colore mattone perfetto. Ta-da! L'ho trovato! È lui, ragazzi! Vi sto parlando del Kiss and Ride Liquid Lipstick. Questa è la confezione esterna. Nel colore 04 Brick Chic, brick in inglese significa mattone, quindi veramente questo mattone chic, devo dire che il nome è parecchio azzeccato. Mi piace veramente veramente tanto. Io avevo il terrore che questo colore mi facesse i denti giallissimi, cosa che devo dire fa abbastanza, cioè sicuramente non li va a sbiancare come un rossetto in base blu, però non è terrificante come pensavo, è assolutamente wearable, mi piace molto. E ha una formulazione un po' strana, nel senso, mi piace la stesura, è omogeneo sin dalla prima passata, dura parecchio, però ci sta un pochettino ad asciugare, non è, lo vedete? Non è subito, è un pochettino, spero che si veda, che il resto è un pochettino appiccicaticcio, ci sta un bel po' per asciugarsi, però una volta che si è asciugato è una gran bella tinta liquida, non ancora a livello delle mie amatissime, chiamano Kisses, si chiamano, aspetta, prima che dico una cretinata, eh? Sì, non a livello dei miei Kimono Kisses amatissimi, però per esempio ecco una bella via di mezzo tra le vecchie tinte
E Kimono Kisses, una bella tinta, dai, gli si può dare una chance, mi è piaciuta. E ultimo, ma non per importanza, visto che abbiamo parlato di blush, di non blush, di kit natalizio e di non poteva mancare, ragazzi. Ma che cos'è di tenerezza, guardate. Questo è il kit Let It Glow della Too Faced. Oh, you glow girl, yes. E all'interno di questo kit trovate quattro robette, tra le quali abbiamo Snow Bunny, trovate mini size ovviamente, in travel size. Lo Snow Bunny che è un luminous bronzer, quindi un bronzer luminoso, che adesso io onestamente non vi posso dire se è buono o no, perché sinceramente non l'ho provato e come illuminante mi farebbe chiazza, come bronzer adesso che sono bianca e pallida, cadavere, non mi starebbe nemmeno bene. Perché faccio sempre swatches in questi posti improbabili? Però secondo me d'estate come blush topper o proprio come bronzer deve essere veramente veramente carino. Mi è piaciuto molto e non me l'aspettavo. Il candlelight glow nel colore rosy glow, cioè l'illuminante fatto a metà, c'è una parte più bianca, non è proprio bianca, questo champagne è chiarissimo e l'altra parte è un po' più rosata. Devo dire bellissimo. E la cosa che mi piace tanto è che è modulabile, quindi se per esempio lo vado a prendere con è quello che porto oggi. Se lo vado a prendere con un pennello più grande, magari più fluffy, ne preleva di meno, allora posso fare una luce un po' più diffusa. Se invece lo voglio super concentrato, lo vado a prendere con un pennello, per l'appunto con una setola più densa, più concentrata, e lo posso fare più luminoso. Mi piace moltissimo. Viene anche il blush, il Love Flush nel colore Love Hangover, ed è questo il blush che ho in questo momento. E io avevo il terrore anche di questo blush perché l'arancio, il pesca in generale sulla mia pelle è un colore che mi spaventa molto. Peccato, cioè. È un colore che mi piace molto e che mi piacerebbe portare, cioè a me piacerebbe il blush super pesca, le labbra aranciate, mi piacerebbero un sacco, però io ho il sottotono giallo, l'arancio mi ingiallisce immediatamente i denti, quindi purtroppo questo rapporto di amore-odio che devo un pochettino gestire. Questo blush però mi piace tantissimo, anche questo dà subito questo tocco di salute. Mi piace molto, secondo me anche questo sulla pelle abbronzata deve essere molto molto bello. E dura tantissimo, ragazzi, questo blush. Come anche quell'altro, come si chiamava? Quello rosa, Justify My Love. Mi piaceva un sacco anche quello. E trovate anche questo pennellino, tanto bello quanto inutile, devo dire. Perché è carinissimo con la forma qua e tutto. Però onestamente ancora non gli ho trovato un utilizzo. A, perché è troppo bello e troppo morbido per essere utilizzato. B, perché obiettivamente non gli ho trovato un utilizzo. Cioè, non saprei. Come cosa? Come blush forse? Potremmo provarlo come blush brush. Lo proverò come blush brush. Però insomma, sì, dai, come blush brush non deve essere male. Come illuminante no, perché è troppo grosso. Però come pennello per il blush non deve essere niente, niente male. E basta, ragazzi, questo era tutto per i miei promossi abbocciati di novembre. Spero di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto fare due risate, non so, il pagliaccio qua della situazione. Non dimenticate come sempre di commentare, mettere like e iscrivervi, di seguirmi su Instagram come Claudia underscore Maiorana o su Snapchat come Claudia underscore Maiora. Grazie per essere state con me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!